succede? Oh, un altro cadavere gettato in strada. Qualcuno sta giocando a un gioco perverso. Fiumi rossi. Rintraccia il vero vampiro colpevole. Cosa c'è nelle sue mani? Ho già visto quella spilla. Mio padre l'ha regalata a mia madre per il suo compleanno. Requisisce il cadavere. 29 di Pretty Orchard Street, vicino al distretto di Poplar. Perché questo individuo aveva la spilla di mia madre? Devo andare lì. Una trappola. Una trappola. Vabbè, che dettagli sarebbero. Vecchia spilla elegante appartenente alla madre di Jonathan. Individuo l'appartamento dell'uomo all'interno del quartiere. Questa è la sorella. Good evening, miss. Buonasera signora, sono il dottor Reed, potrei chiederle quando... Vabbè. Sera lei signora, mi chiamo Giselle Paxton, ma non ho tempo da dedicare a uomini come lei. Ci siamo già incontrati? No, ma mi basta guardare i suoi vestiti costosi per capire che deve essere disperato per trovarsi a posto di notte. Quanti pregiudizi? Signora, ho guidato abbastanza scioperi quando avevo un lavoro da riconoscere in lei un nemico della classe operaia. E tu sei vestito proprio da straccione, sembra, eh? Anche se si è un po' rattoppato, ok. Questa Londra. Vediamo. Giselle, parte della morte di sua madre, Giselle. Dopo che nostro padre morì, nostra madre aveva così tanto che si ammalò. Spendemmo tutti i soldi che avevamo in inutili medicine e dottori. Un inferno. Un inferno in che senso? Tutti e tre eravamo esausti e disperate. Io quando sono disperata tendo a essere rabbiosa e scontrosa. Lotti disse che fui io a uccidere nostra madre. Lotti, che sarebbe la sorella? Anche sua sorella stava soffrendo, sono sicuro che non intendeva dire quello che ha detto. Non parliamone più, sono passati molti anni. Noi sorella Paxton siamo ossi duri. Non chiediamo scusa. Lei parla dei scioperi e nemici della classe operaia. Sbaglio o è molto coinvolta nelle attività dei sindacati? Certo che lo sono. Beh, lo ero. Oggi faccio solo parte dei tanti lavoratori messi sulla lista nera delle grandi società. Ma lo scopo dei sindacati non è aiutare il lavoratore in difficoltà? Perché non la sostengono? Qualche sera fa ho perso i soldi che i miei compagni mi avevano chiesto di nascondere. Dato che io e mia sorella siamo spiantate, pensano che li abbiamo rubati. Ho bevuto troppo, quella sera degli uomini strani mi hanno vista contare i soldi in quel pub. Indossavano un uniforme da soldati, mi hanno derubata loro. Nuova indagine. Ha perso il suo lavoro a causa delle sue idee? Quei bastardi detestano chi non accetta una paga da schiavo o di lavorare in condizioni poco sicure, soprattutto se è una donna. Potrei chiedere cosa fa di mestiere. Raschio il fondo barile per sopravvivere. E lei ha mai dovuto sforzarsi nella tua vita? Ma vaffa, bagno. Come l'ho detto, sono un dottore e bisogna lavorare sodo per guadagnarsi questo titolo. Ah, un dottore, nato nell'agio di una bella casa felice, vero? E papino cos'era? Un medico o magari un banchiere? Perché non gli rispondi?
Perché tanto astio? Mi sta giudicando per ciò che indosso e il mio lavoro? Certo che sì, cazzo. Proprio non si rende conto di quanto è privilegiato. La gente pigra come lei mi disgusta. Ma che cazzo ne sai, vabbè. Ma siamo qua che andiamo avanti e indietro per tutta la città. Sto lavando sodo, sto qui perfino che sudo. Voglio dire. Mi sudano perfino dove appoggio le braccia. Oh, un po' di rispetto. Cosa mi sa dire questa zona? Facciamo così, passi qualche settimana qui e poi mi rifaccia la stessa domanda. Del cazzo. Se sarà ancora vivo, intendo. Se hai qualcosa da dirmi, lo dico apertamente. Sono stufo delle sue provocazioni. Oh, vuole delle informazioni? Eccone una. Lei non piace affatto a Giselle. Giselle Paxton does not like you at all, doctor. Lei non mi conosce, eppure mi vede come un nemico. I suoi modi, i suoi vestiti, le parole che usa mi dicono tutto di lei, ma sì, certo. Conosco quelli come lei e questo non è il suo posto. Oh, questo non è propriamente vero, o perlomeno non ne sappiamo nulla. Ha ragione. Non finta, dai. Ha ragione, non ho mai patito la povertà, ma questo non significa che non lotti contro di essa e le sue conseguenze. Dubito fortemente che l'abbia mai dovuto lottare per qualcosa nella sua vita, dottor Reed. Laureati te, allora. Hai visto cosa è appena successo? No, e non mi interessa. Davvero? Come mai? Perché questo porco sessista è uno dei capi squadra che mi ha messo sulla lista nera. Ben gli sta, a parere mio. Cos'è, la nostra sorellina è una vendicatrice femminista? Basta, direi che... Ciao. Questa c'è qualcosa di nuovo? Felice di rivederla. Questa invece ci vuole saltare addosso. C'è qualcosa di nuovo? L'hanno già chiesto. Mi pare della morte di sua madre. L'ha uccisa Giselle, questo è certo. L'ha uccisa con i suoi capricci. Ah, beh. La sua pigrizia e le sue lamentele sono due genie queste. Mi sembra esagerato, non si uccide qualcuno solamente con dei capricci. Nostra madre era molto malata, ma io perdonai Giselle. Quello che non potrei sopportare, non potei sopportare, che quella funerale pianse come se fosse lei rimasta. Ok, sì, le aveva già chiesto, ne aveva già parlato. Forse sua sorella non è forte quanto lei. Questo lo so e non gliene faccio una colpa. Mi rattrista solo che mia sorella sia la persona che capisco di meno. Non è forte, però fa la sindaca. E la fa... Vabbè, mi avete capito. Torniamo indietro. Chiediamo questo. Ha visto cosa è successo? No, stavo tornando al rifugio dopo il lavoro e ho sentito un urlo tremendo. E poi ho visto quell'uomo morto proprio di fronte all'edificio. Non ho visto niente di niente? No, come l'ho detto, ho sentito solo il grido di una donna. Il grido di una donna, ne è sicura? Sicurissima, un urlo terrificante. Pensavo fosse mia sorella, perciò ho corso. Ma alla fine era un uomo mai visto prima. Vabbè. Parliamo con questo scemotto. Buonasera. Ho notato qualcosa di sospetto di recente? No, c'è un cadavere qui davanti, però vabbè. Ma visto cosa è successo? Dire il vero, sì, è stato buttato giù da un tetto come un pezzo di legno. Da un tetto, ce n'è solo uno qua. Sbaglio o c'è la paura nella sua voce? Lei non l'ha visto, era morto prima di toccare a terra. La forza necessaria per fare una cosa simile, beh, è quasi inconcepibile. Che cazzo stai a dire? Ci vuole a spingere uno. Chi potrebbe averlo fatto? Chi? Ma un vampiro, naturalmente. Guardi, segni morsi sul collo. E noi non li abbiamo neanche visti. Lacerazione, c'è sicuramente un vampiro nei paraggi. Che tra poco dobbiamo affrontarlo e...
goodbye and good hunting, Mr. Throckmorton. E saranno cazzi. C'è qualcosa da da aprire? Non sembra. Ok. 180 metri. Però quella è la storia principale. Ma no, non è tradotto. Bottino di guerra. Anche qua il menu veramente fa schifo. Questo, qui andiamo a farci un giro lì. Non è qua. Ma qui cosa c'era? Niente. Ha già preso. Vabbè, ogni tanto poi si riformano, non si capisce bene. Qua. La zona mi sembra dove siamo entrati nelle fogne. Ci vedi bene, eh? Sembra mangiafuoco. Devo rientrare nel fone. Questo dovrebbe essere il pub di cui parlava Giselle. I soldi che hanno rubato Giselle, guarda, prima usa metodi immorali e finanziare la sua guerra. Ok. Bene. No, questo. Recupera la collana. Là. Ok, partiamo prima una cosa a Giselle.
bello questo effetto. It's locked, all right. Bah, questa cosa qua proprio. You again. Ora lei cosa vuole? Ha trovato gli uomini che l'hanno derubata, ha trovato e ucciso gli uomini che... Ho identificato. Aveva ragione, sono membri di una qualche milizia autoproclamata. Lo sapevo, ho recuperato anche il denaro. Sì, eccolo qui, volevano usarlo per finanziare le loro attività. Stiamo facendo gli santi. Non avrei mai pensato che un uomo come lei sarebbe stato così gentile da... L'ho giudicata male, sì, adesso sei già bagnata, ce la vuoi dare, di la verità, eh? Ma sei troppo brutta. Restituirà il denaro ai suoi compagni, quindi. Che vadano a farsi fottere quei bastardi che mi hanno licenziata. Lo darò alla signora Gillingham. Suo figlio Jack era un mio amico, è stato ucciso qualche giorno fa, ok. Era un figlio, era un amico del figlio. Però forse... Eccolo qua. So che era amica di Jack, il figlio della signora Gillingham. Cioè, ce l'ha detto lei. Mi pare della sua morte. L'omicidio di Jack ha scioccato tutto il quartiere. È un chiaro segnale che la situazione è fuori controllo. Perché? Ci sono sempre stati attriti tra i Boot Boys e i membri del sindacato. Ma un omicidio non era mai successo prima d'ora. Chi l'ha uccisa non si scoprirà mai. Una cosa è certa, quando Jack era vivo aveva una ragione in meno per bere. Avevo una ragione in meno per bere. Non è un coso, però un indizio. Cosa mai la rattrista? Vorrei aver trovato il tempo e le parole per dirgli quanto fosse importante per me. Un ennesimo fallimento per Giselle Paxton. Ti piaceva, eh? Ma tu non piacevi a lei, a lui. Vabbè. Beh, devo andare. Dunque, 150 metri. Ma di qua invece cosa che era? Si sblocca, non si sblocca? Ok, eravamo già sbloccati, giusto. Dobbiamo andare qua. Ah, ok. E dove c'è il bar, praticamente. Dove c'è la bestia di livello 22. Di qua, forse. Minimappa no, eh. Che bella fregatura. Dai. Ma certo che se ci uccide l'altro. Grazie. Grazie di non avercelo dato a noi. Porca miseria. Gli ha fatto male al cane con quella pistolina. Minchia.
Vabbè, non abbiamo comunque sangue. Vabbè, mandiamocene da qua, va? Allora. E qua? Perché non c'è più il... Ah, siamo ben distanti. Sconosciuto. E qua. Vai, prendiamo questo. Hello boy. Salve ragazzo. Salve, buonasera. L'ho spaventato, non è nulla da temere da me. No, è solo che le persone solite mi evitano. Io non ti eviterò, sono un medico. Io mi chiamo Rufus, signore Rufus Kingsbury. È anemico. C'è aiuto? Ovvero il dottore che si preoccupa per me. Questa sì che è una novità. Mi sento una persona mia. Diamo la mia medicina. Ovvero il dottore tratta tutti la stessa maniera, Rufus. Io non so cosa dirle, grazie signore. Come passi le tue giornate qui, Rufus? Facendomi i cazzi miei, no, mi informo sulle novità che il porto, signore. Faccio i cazzi degli altri. Cosa si dice in giro di questo posto? Che va schifo. No, ci sono delle tensioni fra i boys e i comunisti. Entrambi pensano di dover essere loro a comandare. Hai un lavoro? È difficile lavorare con la testa che mi ritrovo. Fin da piccolo ho sempre avuto problemi a ricordare quello che faccio e perché. Ottimo. Perfetto. Cosa mi sai dire questo quartiere? Da queste parti l'importante è tenersi lontana dai guai, ma siccome tutti mi evitano, mi riesce facile. O magari non si ricorda che gli altri non lo evitano. Può essere, no? Perché la gente ti evita? Mi chiamano Rufus il maledetto. La gente di qui crede che io porti sfortuna. Mi un pelo d'aria. Che durerà troppo poco. Hai mai pensato quindi di andartene? Andare da dove? Almeno qui conosco le strade e anche alcune persone, non te le dimentichi. Questa è la mia città, nel bene e nel male. È un tipo profondo, molto interessante. Sei da solo, cos'è? Vogliamo fargli un avance? Sei da solo, dov'è la tua famiglia? No, non ne ho una, i miei genitori sono morti dopo averti messo al mondo per disperazione, no. Quindi non a casa, dormi per strada. No, cioè, sì, vivo per strada, non ho una casa. O meglio, i loro genitori l'hanno messo al mondo, poi si sono dimenticati di lui. Se ne sono andati e sono morti in un incidente stradale. Dai, siamo comprensivi. Questa città ha abbandonato così tanti bambini e ragazzi, è tragico. C'è chi sta peggio. Io non sono tutto solo, ho la signora Fishburne. È molto buona con me. Secondo te perché è così premurosa? Io non saprei, signora. Forse perché è una brava persona. A volte viene nel letto con me, no? È come se avessi davanti mia madre, anche se non lo è per davvero. Stella Fishburne. Fa parte di quella cerchia sociale. Non l'abbiamo ancora trovata. È Rufus, ovviamente. Considera Stella. Basta. So long, Rufus. Arrivederci, stammi bene. Buonasera, signor, non so chi è lei. Non me lo ricordo più. 70 punti esperienza per aver parlato con ste ceffo. Qui dentro eravamo già andati forse, no? Non possiamo. No, bussiamo. Good evening, madam. La signora? Ah, buonasera signora. Mi piace perché li mettono davanti alle case di... Perché che cosa vuole? Sono sprecati molto. Lavoro a Pembroke, sto indagando l'epidemia di influenza in...
questa zona. Oh, l'influenza spagnola è piuttosto generosa a parte sua. Dottore, ma questa non è l'ora di bussare a casa della gente. Io voglio dire, vecchia signora, dovresti far entrare un giovanotto baldanzoso, no? Capisco che magari ti voglio succhiare il sangue, però... La malattia colpisce anche le brave persone, signora. Perché non mi lascia entrare? Sono signora Fishburne, Stella Fishburne. E sì, certo, perché non dovrei lasciarla entrare un dottore? Magari perché ti derubiamo. Ammesso che ha qualcosa da derubare. Molla. Ah, qualche letto confortevole. Niente, l'unica cosa che dobbiamo fare è sostanzialmente parlare con lei. Qui c'è... No. Non ricordo l'ultima volta in cui ho dormito come si deve. Troppo preoccupazione. Quindi domande riguardo l'influenza. Sì, tra le altre cose. Perdono la mia maleducazione, la porta è solo che a mio figlio non piace che entrino in casa degli strani. Beh, insomma, ha un letto accogliente, no? Una gran seta stasera. Allora, come la vita a queste parti? La vita è sempre stata dura nelle stand, ma oggigiorno lo è ovunque, o mi sbaglio? Pensa che l'aumento della violenza abbia a che fare con l'epidemia? Non so, ma è per lo più collegata alla gang. A mio parere, recentemente, è come se ognuno dovesse scegliere da che parte stare. La violenza genera violenza. La violenza è sempre nutrita dalla povertà, non crede? E l'egoismo è il frutto marcio. E oggigiorno si può morire per strada e nessuno batte ciglio. Potrei chiedere cosa fa nella vita? Da quando mio marito è morto, ho lavorato nella fabbrica di corda Dawson. Corda, non corda, boh. Ma ha chiuso prima della guerra. Occasionalmente aiuto nel rifugio notturno in cambio di cibo. Suo marito è morto in guerra? Oh no, il mio Jack era uno scaricatore. È morto quando Seymour era solo un adolescente. Povero ragazzo, ha visto suo padre scivolare e cadere da quell'impalcatura. Come paga l'affitto, quindi? Il mio Seymour lavora al porto proprio come suo padre, molto legato alla casa dove è cresciuto. Non è sempre facile, ma ce la capiamo bene. L'orfano che la considera come una madre, mi può parlare di lui, Stella? Bene, Rufus, vorrei poter fare ancora di più per il povero ragazzo. Molte persone sono così egoiste. Ma lei non lo è? Forse sono passati degli anni, ma non ho dimenticato come ci si sente a passare giorni senza nient'altro che uno stomaco vuoto. Altri tre indizi. Goodbye, Miss Fishburne. Arrivederci. Take care of yourself. Beh, devo indagare su questa cosa di tutte queste cose che non si aprono. Questo abbiamo. Good evening, Mr. Fishburne. Buonasera, Fishburne. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patient. Certo, certo. Yeah. Accetta ste farmaco. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're. Non so con che genere di medici ha avuto che fare, il solito, ma curare le persone è lo scopo di un dottore.
Ed era anche suo scopo. Guadagnarsi la fiducia delle persone. Vabbè, domande personali. Niente. Ottimo questo qua, tre indizi. E non abbiamo niente sbloccato. Vabbè, l'abbiamo curato almeno, dai. Questo è il tizio. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Evening, Mr. Reed. Niente. So long, Rufus. No, in effetti non ha sbloccato niente. Ok, andiamo per quell'altra quest secondaria, allora. Ah, ok, curiamo questo qua. Sto pisciando, va bene. Bah, non mi riconosce, ci siamo conosciuti alcune notte fa. Non lo prendo sul personale, ma impiego molte energie per dimenticare cosa ho fatto la notte prima. Sì, aveva decisamente bevuto troppo. Sono dottor Reed. No, Dyson Delaney. Cercherò di ricordarla questa volta. A parte sua ubriachezza, ha bisogno di cure mediche? Sì, ultimamente mi sento peggio del solito. Mangio un po' di carne, magari, se è anemia. È la medicina. Prenda questa, allora. Magari potrebbe anche cercare. Basta che fai un banchetto con Sean. Dottore, non vuole davvero che la smetta con l'unico rimedio che posso permettermi? C'è solo un indizio. Mi hanno già chiesto questo. Deve aver avuto dei sogni e aspirazioni a giovane come chiunque altro, forse sì. Sicuro, volevo che le cose cambiassero per davvero e per sempre. Più si punta in alto, più ci si fa male quando si cade. Pensa davvero che il mondo sia cattivo? No, credo che tutti possiamo scegliere di migliorare le cose, ma la maggior parte di noi è troppo debole, corrotta, colpevole. Io ho sicuramente fallito, ma ne verranno altri. Vabbè, non ci chiedo. Sembra un idealista, una cosa piuttosto nobile. No, signore, ero un anarchico, credevo che la proprietà privata fosse un furto di natura. Volevo che sorgesse un mondo nuovo dal cenere. Immaginavo, sto per dire un punk questo. Ah, oh, ecco, abbiamo sbloccato qualcosa, quindi non l'avevamo fatto. Era un estremista anarchico, intanto estremista anarchico. Ok. Vuoi sapere di più del suo passato da anarchico, Dyson? Sono ancora un anarchico, dottore. Beh, semplicemente rifiuto la violenza come strumento per cambiare il mondo, a differenza dei miei compagni. Veramente non è che tutti pensano alla violenza. Questo è quello che crede, vogliono far credere. Però vabbè. Quindi credo in una rivoluzione senza spargimento di sangue? Non credo più in molto, dottore, ma ammetto che mi piace la sua idea di un cambiamento pacifico. Mi piace molto. Vede ancora i suoi compagni un tempo, voglio dire, visto che non è più d'accordo con i loro metodi? No, delle volte spero che arriveranno a condividere il mio punto di vista per un cambiamento pacifico. Alzi il bicchiere a questa magnifica idea. Vabbè. Goodbye, Mr. Delaney. Siamo in zona? No, sembrava questa zona qua. This is a slaughter. Questo mattatoio.
Eccolo qua. Da Semio per la mia madre, amata madre Stella. To my beloved mother Stella. Vishwul, quel viscido bastardo. Bastard. Perché? E lui non sta bene, c'è troppo sangue. It's locked. It's locked. Che palle. Non abbiamo nemmeno sangue, quindi non possiamo curarci. Ma come è diventato luminoso adesso? Scegli cosa fare con la collana. Riporta la collana a Samuel dalla sua madre Stella. Dovresti mangiare di più, Jack. Ultimamente riesco a sentire le tue ossa. Ma con chi sta parlando? Qui non si può andare. Io sono curioso di vedere che storiella è questa. E qua, vediamo. Ok. E dai, non ci fa scendere. Come si fa a arrivare là? È chiuso. Basta, non c'è più. Probabilmente da quella porta lì che si può scendere. Da quella casa lì. Ma... Eccolo qua. Infatti... Ma a parlarci non credo che serva a niente. Buonasera Rufus. È solo lui quindi che può aprire. Bisogna in qualche modo trovare questo qualcosa lì sotto. Perlomeno ci ho visto male, ma sembrerebbe l'unica entrata. Vabbè.